Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti al nostro appuntamento in diretta prima del telegiornale delle 13.20 che oggi vede come ospite Antonio Rodà, segretario provinciale della UILM. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Allora, partiamo dal tema Barsina. Io direi, Rodà, precisiamo un paio di cose. Non è che dall'inizio di questa settimana tutto è risolto. Ecco, perché magari Certo. potrebbe anche darsi, forse anche per colpa di un certo modo di comunicare le cose che vede anche noi giornalisti responsabili, però insomma, appunto, la cosa non è risolta. Beh, assolutamente corretto. Prima di tutto, buongiorno e grazie per l'invito. È corretto, insomma, non correre sulle ali dell'entusiasmo. Sicuramente abbiamo fatto un passo in avanti. Non parlo tanto dell'accordo di solidarietà, che quello insomma stiamo gestendo di fatto una fabbrica che va a chiusura, ma il passo in avanti, la cosa importante è stata il fatto che sia arrivata al Ministero, alla Regione e all'azienda Wärtsilä la manifestazione di interesse di due grandi importanti società, i cui nomi insomma Sì, sono noti ormai. sono trapelati, sono noti, e quindi questo pone nella direzione giusta quello che auspichiamo sia la soluzione finale. Quindi ora è arrivata la manifestazione di interesse, questi soggetti dovranno compiere una due diligence, quindi come dire, valutare costi, quant'altro, numeri, dopodiché presentare un piano industriale, i soggetti privati dovranno come dire, sedersi ad un tavolo e trovare un accordo, questo sempre nella cornice della regia istituzionale, insomma, e quant'altro. Solo dopo questo, quando tutti questi passaggi saranno avvenuti e definiti, a quel punto ci sarà la possibilità di andare a discutere l'accordo sindacale che speriamo si possa realizzare e che ha di fatto l'oggetto del traghettare i lavoratori dall'azienda A all'azienda B. Di come dire, cercare negli accordi sindacali di conservare il trattamento economico, insomma tutti quegli aspetti che compongono i diritti dei lavoratori. Come ho potuto riassumere in questo minuto, la strada da fare è ancora Ancora lungo. tanta, però per la prima volta possiamo dire c'è la strada. Fino Sì, certo. adesso abbiamo avuto tanti incontri. Un anno fa eravamo ancora, in questo momento eravamo ancora in guerra aperta, insomma, con la multinazionale. Poi si sono realizzati tanti incontri, sono state fatte tante promesse, si è fatto credere che insomma c'era la fila fuori dalla porta di Wärtsilä, pronti a prendere l'area di Bagnoli. Questo si è verificato non essere tale, nel senso che l'ultimo incontro a maggio Wärtsilä si era presentata con una sola E proposta, anche mi come pare dire. poco. Una proposta che era inconsistente per i numeri che portava con sé rispetto all'impegno che avrebbe dovuto assumere. Quindi oggi c'è un grande soggetto pubblico, fondamentalmente una società, una controllata pubblica e un grande soggetto industriale, privato, una grande multinazionale che assieme decidono, come dire, di provare a sviluppare un progetto che se avrà gambe sarà un progetto importante. Non solo per l'area di Bagnoli, per Trieste, la nostra regione, ma anche per, come dire, il sistema industriale del nostro Anche perché paese. se non mi sbaglio, adesso non vorrei dire delle cose inesatte, si parla di Ma idrogeno quello o no? è i rumors che Ok. trapelano, quello è il tipo di, insomma, questi due soggetti entrambi si occupano di energie, e quindi quello potrebbe essere la chiave di volta del futuro. È una chiave che interessa tanto, come dire, il mondo della cantieristica, del sistema delle propulsioni delle navi, ma come interessa, come dire, tutto quello che ha a che fare con le energie rinnovabili e che quindi è una chiave per una svolta industriale pulita del nostro paese. Quindi potrebbe essere Trieste a rappresentare, se questo fosse, come dire, il progetto industriale che verrà messo sul tavolo, sicuramente un anello importante dell'industria del nostro paese. Tempistiche eventualmente, lei le ha già insomma, accennato ai vari passaggi e quindi non è una roba velocissima, ecco, insomma. Beh, sicuramente noi l'altro giorno, ecco, la cosa importante che abbiamo fatto oltre alla manifestazione di interesse che è arrivata dalle aziende che ricordavamo,
e aver firmato questa proroga dell'accordo di novembre del 2022, sì. Che dice cosa? Dice che quell'accordo si porta fino alla fine dell'anno. Fino alla fine dell'anno Wärtsilä non può licenziare i lavoratori, tant'è che per questo motivo si è aperta anche la solidarietà per gestire questo pezzo di anno. Quindi la solidarietà accompagnerà la situazione da ieri, iniziata con ieri, fino alla fine dell'anno, e in questo tempo noi si auspica che in questo tempo si realizzino tutti quei passaggi che ho ricordato prima, quindi che si arrivi entro la fine dell'anno a poter definire un accordo sindacale con i soggetti che subentreranno sull'area di Bagnoli. Quindi è importante, non è che il giorno dopo, se questo succede, facciamo un esempio giusto per dare dei numeri, il 31 di dicembre, il 1 di gennaio, accendi l'interruttore e il lavoratore si presenta ai cancelli con la tuta di una nuova azienda. Bisogna investire negli impianti, riconfigurare, formare le maestranze, quindi molto probabilmente, se tutto va come deve andare, auspichiamo che vada in quella direzione, ci sarà un ulteriore periodo, come dire, di ammortizzatori sociali funzionali a mettere in piedi un piano industriale che dovrà prendere forma nel tempo. Quindi sicuramente un processo lungo, ma un processo che può dare delle prospettive importanti. Come esce da tutto ciò Wärtsilä? Wärtsilä esce sicuramente... non esce bene, nel senso che Wärtsilä un anno fa ha deciso in una maniera assolutamente sbagliata di aprire una questione su una riorganizzazione aziendale. Wärtsilä avrebbe potuto scegliere, come tante volte succede, di porre un problema e dire: noi vogliamo cessare l'attività produttiva, costruiamo un percorso per il subentro di un nuovo soggetto e solo dopo a quel punto fare, come dire, gli accordi sindacali, il passaggio dei lavoratori. Invece un anno fa ha scelto di aprire, le ostilità nella maniera peggiore possibile, dichiarando dei licenziamenti, scegliendo una linea dura, presentandosi davanti al governo anche quando erano venuti i vertici finlandesi con un atteggiamento sprezzante quasi delle istituzioni del nostro paese. Tutto questo noi siamo riusciti a respingerlo grazie alla mobilitazione, ricordiamo, di 15.000, penso evento quasi irripetibile, che forse segna, una delle tappe... Quasi un anno fa, no? Se non movimento, mi sbaglio, no, inizio settembre. Sì, insomma, difficilmente si ricorda manifestazioni sindacali di quel tenore, di quella partecipazione, con la sentenza importantissima che è stata emessa dal Tribunale di Trieste, sulla non condotta antisindacale di Wärtsilä. Tutto questo l'abbiamo dimostrato. Wärtsilä quindi già, si è portata lontana di quella situazione lì, poi si è risieduta al tavolo dicendo: siamo qui con un nuovo volto, vogliamo collaborare. Queste sono anche state le ultime parole dette all'altro incontro: siamo qui per collaborare, ma è evidente una cosa, che Wärtsilä cerca di fare il suo interesse, che è di uscire da questa situazione cercando, di capitalizzare il più possibile, ridurre, in maniera più importante i costi che deve sostenere e quant'altro. C'è un tema: Wärtsilä non è che va via domani, Wärtsilä chiude la produzione e la produzione speriamo diventi qualcosa di diverso, ma Wärtsilä ha dichiarato, oggi ci sono altri 600 lavoratori che sono tutto il mondo del service, tutto il mondo che sta nel mondo degli impiegati, tutto quel mondo lì. Wärtsilä dice: prosegue con Wärtsilä. Noi su quello abbiamo avuto già un paio di confronti sul piano industriale che abbiamo chiesto a Wärtsilä. Wärtsilä ha presentato un piano industriale triennale su quella parte lì, sulla parte del service, piano sul quale abbiamo già espresso delle perplessità circa la tenuta complessiva. Abbiamo avviato su questo un confronto in sede regionale con la presenza della regione a fare da regia al tavolo. E quel nodo va ancora sciolto, quindi Wärtsilä anche su questo deve dimostrare qualcosa ancora, ed è importante, perché se è vero che viene ceduta la produzione, è vero anche che la parte più consistente dei dipendenti è quella che dovrebbe continuare, continuerà ad essere dipendenti di Wärtsilä, quindi Wärtsilä continuerà a avere un futuro sul territorio. Quanto, come, sono domande che tutti si pongono, e anche nell'assemblea che abbiamo fatto l'altro giorno, paradossalmente comincia a serpeggiare una paura. Se qualche lavoratore dice: per quelli della produzione potrebbe esserci, una nuova vita, un nuovo futuro, un nuovo soggetto che magari può dare prospettiva per tanto tempo. Noi che restiamo di qua
cosa, cioè, restiamo con le paure che, ci possa, che questo possa capitare a noi tra non molto tempo, no? E quindi è evidente che se Wärtsilä dichiara quello che dichiara, quello di voler rimanere sul territorio e di investire, sono tutte cose che deve ancora dimostrare, e quel piano industriale che ci ha presentato per noi è abbastanza, come dire, non ha tutti quegli elementi per poter dire è un piano industriale strutturato che dà queste prospettive, insomma. Altri problemi sul, perché appunto come recita il titolo anche, non c'è solo Wärtsilä, no? Certo. Ci sono altri problemi, Flex penso per esempio. Beh, Flex è una delle altre situazioni, insomma, di forte attenzione da parte di vista del mondo metalmeccanico del nostro territorio. Flex abbiamo avuto, insomma, l'anno scorso si è chiuso con un lungo confronto sindacale durato 5 mesi tra ministeri, insomma, tavoli, controtavoli e incontri vari. Flex di fatto oggi alla Flex restano poco più di 350 lavoratori. Noi siamo nell'ultimo anno, oltre ad essere usciti, insomma, l'azienda abbiamo cercato fino alla fine di poter portare avanti la presenza dei lavoratori somministrati, rispetto ai quali l'azienda aveva già posto nel maggio di un anno fa, insomma, non questo qui ma dell'anno precedente, insomma, la volontà di chiudere i rapporti con i lavoratori somministrati. Siamo riusciti su tutto, insomma, con i vari tavoli, i vari confronti eccetera, a prorogare la permanenza dei somministrati fino a ottobre del 2022, dopodiché quei lavoratori, ahimè, purtroppo sono rimasti a casa, ed erano rimasti circa una settantina scarsa di lavoratori. Poi sono seguite le uscite volontarie dei dipendenti di Flex, che al momento in cui era partita la crisi, ricordiamo, insomma, ammontavano a circa 500 lavoratori, un poco meno, insomma. Quindi oggi tra somministrati e uscite volontarie di dipendenti Flex, la fabbrica oggi si è ritarata su circa 360, insomma, tra 350 e 360 lavoratori scarsi. È evidente che è stata una modifica delle attività che il Flex fa, per cui, insomma, tutta una serie di lavorazioni che prima venivano fatte per il principale cliente Nokia oggi non vengono fatte più. Oggi Flex sta cercando, pur continuando a lavorare come cliente principale Nokia, che è sempre una grande multinazionale finlandese, sì, vogliamo ricordarlo, insomma, quindi il destino legato ai finlandesi pare, come dire, aver trovato nel nostro territorio un particolare interesse, sta cercando di diversificare, quindi cercando di portare progetti di sviluppo della cosiddetta meccatronica, ingegnerizzazione, costruzione e sviluppo di tanti piccoli progetti che però oggi, messi tutti assieme, non riescono sulla bilancia ad eguagliare il peso che ancora ha le attività per Nokia. Quindi il problema qual è? Se Nokia continuerà a far venire sempre meno attività su Flex, bisognerà fare in modo che le attività che si stanno sviluppando acquisiscano sempre un maggior peso per cercare di mantenere quello che è l'assetto organico rispetto alla quale l'azienda dice noi su questo vorremmo tararci, su questi numeri qua. È evidente che è una situazione delicata, appesa a tante situazioni, ai destini di tanti clienti, del mercato eccetera, quindi oggi qui c'è sicuramente grande attenzione. Abbiamo attraversato un periodo di solidarietà anche qui, che è durato quasi tra varie proroghe eccetera, è durato parecchi mesi. Adesso si era chiusa la solidarietà ormai da qualche mese a questa parte. Per settembre l'azienda ci ha comunicato che ha necessità di nuovo di intervenire con alcune giornate di chiusura, stiamo parlando nello specifico di 4 giornate, 3 o 4 giornate di chiusura attraverso il contratto di solidarietà. Anche qui è evidente che, insomma, è una situazione che va continuamente attenzionata, perché, insomma, è uno dei siti che ancora, seppur non avendo più i numeri che aveva anni fa, ma che ancora occupa tra i maggiori occupati del nostro territorio. In un minuto riusciamo ad affrontare una questione che ogni tanto torna, ed è quella della come si può dire, della scarsa del fatto che il Trieste non sembra
attrattiva nei confronti della popolazione, no? Cioè si perde popolazione, in alcuni casi ci sono delle idee per renderla più attrattiva. Perché è importante questo argomento, che magari forse non tutti colgono appunto nella sua importanza? Ma Trieste è, da questo punto di vista, almeno io il giudizio che mi sono fatto frequentando il mondo del lavoro, e che in fase di trasformazione della sua composizione, della popolazione che ha. Ci sono grandi aziende, ad esempio, quando pensiamo ad esempio Fincantieri, il palazzo della marineria, la sede progettuale, negli anni è cresciuto di numeri importantissimi, non voglio dire che ha quasi raddoppiato i numeri di anni fa, però siamo a 1 migliaio di persone che lavora nel palazzo della marineria, altre 250 persone nella sede della direzione di Via Genova, quindi questi sono i numeri. Anche qui una popolazione che è ad esempio molto giovane, sono arrivati giovani da tante parti d'Italia e c'è un movimento. Il mondo del lavoro, nel senso, questa è una realtà. C'è anche la situazione che sta crescendo tanto anche il settore ricettivo, turistico, della ristorazione, dove si trovano sempre più presenza di lavoratori giovani che vengono da fuori Trieste. Contemporaneamente Trieste continua ad avere un'emigrazione della propria, come dire, forza lavoro verso altre situazioni, in quanto, come dire, dal punto di vista industriale, questi anni abbiamo visto di fatto l'industria è in ritirata, numeri sempre più contratti, sempre più crisi, riorganizzazioni, eccetera. Quindi quel mondo lì si è ristretto e non dà più grandi possibilità, sia in posizioni che sia dell'operaio, l'ingegnere, che sia, come dire, in altre situazioni. Però comunque complessivamente in valore assoluto ci sono meno posizioni disponibili. D'altra parte ci sono settori che si sviluppano come il turismo, dove però sì, come dire, stanno crescendo i numeri di occupati, ma sono sempre situazioni legate ad intermittenza di lavoro, certo, sì, a salari sicuramente che hanno insomma meno elevati, meno capacità di spesa, meno sicurezze. Quindi quello che io posso vedere è che sta crescendo sì un'occupazione, ma sta crescendo un'occupazione che porta meno ricchezza in valore assoluto sul territorio. A fronte di questo, insomma, i triestini che possono scelgono, come dire, di mandare i figli, come dire, magari a studiare altrove o cercare, come dire, situazioni lavorative fuori dalla nostra città. È un tema che come società collettiva assieme andrebbe affrontato, ecco, perché insomma io penso che sia un po' nei desideri di tutti cercare di, come dire, realizzarsi all'interno della propria comunità. Insomma, no? Grazie ad Antonio Rodin, segretario provinciale della UILM. Grazie. Pubblicità a voi. E poi il telegiornale. Grazie. Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Il temporale mattutino che si è abbattuto su Trieste, il Carso e Muggia ha provocato allagamenti agli assi stradali, in particolare per quel che riguarda Trieste, lungo le rive e in Cavana, ed ha fatto saltare diversi semafori, rendendo complicata la gestione del traffico agli incroci. L'allerta meteo regionale annunciata sin da ieri si è tradotta a Trieste in diverse ore mattutine di intense piogge che hanno mandato sott'acqua le rive e alcune altre parti della città. Se in diverse zone della regione, soprattutto nel Pordenonese, danni e disagi sono stati notevolmente maggiori, nel capoluogo la forte pioggia ha costretto chi si trovava a piedi a trovare un riparo di fortuna, ad attrezzarsi con ombrelli e impermeabili, mentre alcuni semafori si sono spenti, certi tombini si sono sollevati e i tratti più noti delle rive, soliti ad allagarsi per primi, si sono riempiti d'acqua. L'intensità non è durata molto, c'è da dire, quanto basta per dover mettere ad asciugare calzini e calzoni come il nostro collega Gianluca Paladin alle prese a Muggia con un pediluvio improvvisato. Ecco che arriva un turista di Tele4 che riprendiamo nell'acqua alta di Muggia. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Numerosi cantieri hanno interrotto le attività, le scene del film in ripresa nella zona di via San Michele, via Diaz e dintorni hanno preso una pausa. Attorno all'ora di pranzo il ritorno a una normalità che, seppur ancora a tratti piovosa, non ha comportato particolari disagi.
E con le immagini che vedrete adesso vi mostriamo l'inquietante situazione documentata sulla strada per Sistiana Mare poco dopo il termine del temporale di stamani. Sembra di essere a Plitvice, commenta il telespettatore Walter Gasperi, che questa mattina ci ha inviato il video che state vedendo in riferimento alle note cascate nei laghi del Parco Nazionale Croato. In effetti le cascate che si sono create sulla strada che conduce al mare a seguito del temporale mattutino hanno messo in seria difficoltà gli automobilisti nella carreggiata che risale dalla baia. Credo che adesso dovremmo però essere collegati con Marco Stabile, perché la situazione che si sta verificando in Slovenia... Vai avanti. Allora intanto invece andiamo a Muggia, perché anche lì si sono verificate strade allagate, calli impraticabili, sono però stati scongiurati danni gravi grazie alle paratie dei negozi e al lavoro delle caditoie. Le calli completamente allagate. Per passeggiare tra le vie cittadine in assenza di trombini non c'era alternativa. Via le scarpe e proseguire a piedi scalzi. È l'effetto del maltempo abbattutosi anche a Muggia questa mattina. Strade non percorribili, polizia locale a deviare il traffico e commercianti costretti a chiudere bottega e pulire i pavimenti del negozio per l'impraticabilità delle calli. Ma le paratie agli ingressi hanno scongiurato danni gravi. L'acqua alta nella cittadina rivierasca non ha risparmiato nessuna zona del Mandracchio e del centro storico. Molti lavoratori e residenti che sono rimasti chiusi in casa, in macchina, nei loro negozi, in attesa che la pioggia diminuisse. Una bomba d'acqua che ha fatto saltare i tombini. Le auto faticavano a percorrere le strade. Diverse file si sono formate tra le vie del centro, mentre i mezzi di Talspurghi, i vigili urbani e i pompieri erano al lavoro per riportare la situazione alla normalità. Cessata la pioggia, però, ecco che anche le caditoie hanno fatto il loro lavoro e il livello dell'acqua si è rapidamente abbassato. Beh, eravamo presenti qui quando è venuta la bomba d'acqua e a due riprese, tra l'altro, sono venuti giù dei fiumi dalle zone alte. Quindi dalla salita delle mura si è visto un torrente arrivare proprio in centro che ha allagato, stava allagando anche la zona del portico sotto. Poi al cessare della pioggia si è visto che in tempo di una decina di minuti, e si vede adesso poco tempo dopo, il livello si è abbassato praticamente notevolmente, anzi, e questo dà riprova del fatto che mantenere le caditoie in efficienza significa evitare poi situazioni di allagamenti e di danni anche ai negozi del vicinato. E un'allerta regionale è stata diffusa dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia in previsione di scirocco che sulla costa continuerà a soffiare facendo affluire aria calda e umida dall'Adriatico, favorendo ancora il formarsi di rovesci e temporali, soprattutto in pianura e sulla fascia prealpina. Nella notte non è escluso qualche temporale forte con piogge stazionarie intense associate raffiche di vento come quelle che si sono abbattute in serata nel Pordenonese in particolare. Domani, quindi oggi, sarà possibile qualche rovescio temporale sparso, più probabile in montagna. Dalla serata di oggi, nuovo peggioramento con piogge più diffuse, in genere abbondanti, ma con minori probabilità di temporali forti. Questa mattina la Giunta regionale ha approvato i documenti che fanno parte integrante e sostanziale di un provvedimento che contiene le disposizioni attuative per l'approvazione delle domande di concessione dei contributi per il ristoro dei danni conseguenti agli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale nei giorni scorsi, con un primo stanziamento complessivo che ruota attorno ai 58 milioni di euro. La delibera è stata approvata dall'esecutivo su proposta dell'assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, con delega alla protezione civile, Riccardo Riccardi. Si tratta di un passaggio fondamentale che dà concreto e reale avvio all'iter per la raccolta di dati e informazioni relativi ai danni causati dalle ondate di maltempo che si sono susseguite in rapida scansione nelle ultime due settimane. Eventi avversi che hanno richiesto la diramazione di 8 allerta meteo regionali, un numero mai registrato prima, ha concluso Riccardi. Vediamo se siamo in grado, sì, desumo, siamo pronti con il collegamento con la polizia locale o con Marco Stabile?
Con Marco Stabile. Allora, perché la situazione che si sta verificando in Slovenia in vero è piuttosto drammatica. Allora, buongiorno Marco, a te la linea. Eh sì Umberto, purtroppo dobbiamo definirla proprio drammatica l'emergenza maltempo in Slovenia, dove diversi fiumi sono esondati portando sott'acqua interi villaggi, intere piccole cittadine. I video che state vedendo si riferiscono alla località di Loke pri Moziriu, dove è esondato il fiume Savinia, vedete sostanzialmente il villaggio completamente inondato dal fiume. Altre immagini che vedrete dopo invece si riferiscono invece alla zona di Mengesh sopra Lubiana, a nord-est di Lubiana, una trentina di chilometri o poco meno, dove è esondato il fiume Reka. Qui la situazione si è fatta particolarmente complessa perché è stato evacuato in mattinata un asilo con i 22 bambini che erano all'interno. Veramente immagini insomma, che fanno pensare rispetto a questa ondata di maltempo. 12.000 le persone che sono rimaste senza elettricità nella zona nord-est di Lubiana e nella zona di Celje. Interventi continui di sgombero e di evacuazione di centri abitati per il pericolo di ulteriori esondazioni di fiumi in diversi punti della Slovenia. Sono tantissime le strade chiuse e anche per questo, per chi si dovesse dirigere diciamo nella direzione est o centrale della Slovenia, in questo momento non è il caso di mettersi in viaggio. Le immagini, le notizie che arrivano dalla vicina Repubblica sono veramente inquietanti, con interi villaggi sott'acqua a seguito delle esondazioni di più fiumi. In questo momento la situazione più grave è quella attorno alla città di Celje. Aggiornamenti naturalmente nel TG della sera. Grazie a Marco Stabile. Adesso siamo in grado di collegarci con la polizia locale. Sentiamo chi è in linea da Palazzo San Sebastiano, dalla sala operativa. Buongiorno. Sì, buongiorno. Sento un ritorno. E anche io sento un ritorno che non promette niente di buono, per dire, per no, dire la verità. Adesso è sparito. No. Allora, io direi anche per... intanto togliamo eventualmente le immagini, perché insomma sono immagini di repertorio, ma oggi suonano abbastanza assurde. Vediamo se riusciamo a parlare con il commissario De Grassi. Adesso anche senza le immagini. Buongiorno commissario. Buongiorno. Ok, già meglio. Allora, ma maltempo a parte, che cosa ci racconta di quest'oggi? Allora, a parte il maltempo, riprese cinematografiche in zona di via San Michele, in via Cadorna, Diaz, Mercato Vecchio. Ci sono delle riprese a spot, vengono bloccate le vie. E attenzione, come sempre ci sono anche dei divieti di sosta in città per questa cosa. Se del maltempo non vi interessa niente, io per il momento non avrei altro da dirvi, perché siamo sommersi da chiamate. Ok, allora la lascio al suo lavoro, che immagino abbia a che fare proprio con le condizioni con le condizioni del meteo. Buona giornata commissario e buon lavoro. Grazie a voi. Già che ci siamo, allora io direi che possiamo chiudere questa pagina dedicata al meteo con le previsioni per domani, che raccontano di cielo in prevalenza nuvoloso. Fino al mattino saranno probabili rovesci e temporali sparsi, localmente saranno possibili temporali forti e piogge intense stazionarie. In giornata, graduale attenuazione delle precipitazioni, sarà possibile qualche rovescio pomeridiano, specie sui monti e le zone orientali. Vento moderato da nord o nord-est in quota, in prevalenza da nord-est sulla costa. Domani sarà anche il secondo fine settimana di grandi partenze per l'esodo estivo, con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza ANAS. Viabilità Italia prevede bollino nero, ovvero traffico critico, nella mattinata di domani, e bollino rosso, ovvero traffico intenso con possibili criticità, nel pomeriggio di domani e per l'intera giornata di domenica. In regione in particolare saranno interessati maggiormente dai flussi di traffico estivo i raccordi autostradali RAI RA13, chiedo scusa, ed RA14 verso i valichi di confine. La statale 55 dell'Isonzo, che raggiunge la zona della riserva dei laghi di Doberdò e Pietrarossa, e la statale 14 della Venezia Giulia, che consente di raggiungere il valico confinario di Pese.
Giriamo pagina. Dopo la battaglia senza esclusione di colpi di 2 anni fa nella campagna elettorale per la poltrona di sindaco di Trieste, è scoppiata la pace fra Francesco Russo e Roberto Di Piazza questa mattina in diretta durante Sveglia Trieste. Altura aveva un centro servizi che oggi non c'è più e questo è mancato. Ti ricordi qualche anno fa? Professor Russo, ti portai abitanti. Quando sono arrivato nel 2001 volevo piangere. Hai messo 4 anni, avevi 4 anni. Sai cos'è la validazione del progetto? Vabbè, Piazza di Piolo Sanchez non l'hai fatta tu, no? No, ma tutto il resto? Ce li ricordavamo così, agguerriti su ogni tema, ad alto volume, in un testa a testa nel ballottaggio dell'ultima campagna elettorale, in cui alla fine prevalse Di Piazza, sindaco per la 4ª volta, ma in cui Russo recuperò quasi 18 punti all'avversario nella sfida decisiva. A quasi 2 anni di distanza, nel salotto di Sveglia Trieste, è scoppiata la pace. Intanto saluto l'amico Russo e naturalmente Ferdinando. E le persone, quando sono serene e tranquille, sanno confrontarsi rimanendo su un piano di lealtà e anche dopo tanti anni di affetto reciproco. Non è un attacco russo, è un attacco a quelli che parlano che non sanno. Russo sa perché lui ha lavorato. Sarà che i prossimi appuntamenti elettorali sono lontani, sarà che ai tempi della sdemanializzazione del Porto Vecchio Di Piazza insignì Russo del sigillo 300esco, sarà che Russo all'epoca era quanto mai vicino al sindaco. Fatto sta che oggi, tra una battuta e l'altra, il clima è ben diverso. Il sindaco sa che sulle ciclabili in particolare noi lo spingeremo sempre a fare un po' di più, nel senso che le città moderne cercano di dare sempre più spazio, perché sappiamo che poi cittadini che vanno in bici stanno anche meglio, sono spese di sanità che si risparmiano ed se è l'ambiente che viene aiutato. Se ti vedo in bici ti butto sotto e ti dico quindi, subito. Esatto, quindi serve se ti, la sanità. Se ti vedo in bici ti butto sotto, è chiaro. Sindaco, però non mi aspettavo oggi, diciamo, questo bel rapporto tra voi due. Mi ha colpito, cioè, nel senso che intendo dire che spesso anche Russo, no, le lancia un appello, facciamo le cose insieme, governiamo insieme. Ma abbiamo sempre governato, io e lui abbiamo sempre governato insieme. Dopo c'è stato il momento dello scontro. Ieri ero con Rosato, no? Con Rosato un'amicizia, con Russo un'amicizia. Dopo naturalmente c'è anche la politica. Uno rappresenta uno schieramento di centrodestra, uno rappresenta uno schieramento di centrosinistra. Ma la stima, credo che io ho la stima per Russo, ma se tu chiedi a Russo se ha stima per il sindaco, lui ti dirà altrettanto. Ha ragione il sindaco, i rapporti personali, e questo mi piace farlo vedere anche a casa. Però noi lavoriamo e siccome poi tra un po' anche il sindaco Di Piazza finirà, noi ci prepariamo per il dopo e faremo anche le cose che non si sono state fatte. Si candida sindaco quest'anno. Russo la no, prossima ma no, volta. Qualche candidato ci sarà, qualcuno si candiderà. È realtà che da qualche anno a questa parte combattono il progetto che porterà a catinare il bullo Garofalo e l'abbattimento della Pineta, si riuniscono in un coordinamento che la prossima settimana darà vita ad una serie di incontri pubblici. Lunedì 7 agosto alle 10 davanti al Burlo si terrà il primo di una serie di 3 appuntamenti che il neocostituito coordinamento Salviamo il Burlo e la Pineta di Catinara ha organizzato per la prossima settimana. Faremo 3 presidi che in realtà sono degli incontri informativi con la cittadinanza, i primi 2 in luoghi simbolici, cioè appunto il Burlo, poi mercoledì sempre alle 10 di mattina l'ingresso dell'ospedale di Catinara e venerdì invece dalle 18 alle 20 in via delle Torri per la cittadinanza. Il coordinamento, cui hanno aderito numerosi soggetti fra quelli da tempo impegnati su queste problematiche, ma anche partiti politici e singoli cittadini e cittadine, ed è aperto a ulteriori adesioni, è sorto per unire le forze nell'affrontare in maniera ancora più decisa, stante il fatto che Asugi è intenzionata di iniziare la costruzione della sede principale del nuovo Burlo dopo Ferragosto, una questione che da anni si trascina. Tentare di impedire questa follia, di distruggere quasi 400 alberi, tra cui un bosco centenario a Catinara, per costruire la sede principale del nuovo Burlo con un enorme autosilo sotterraneo, 2 strade laterali e una rotonda d'accesso. 3 le richieste che il coordinamento ha fatto proprie: bloccare l'abbattimento degli alberi della Pineta e del parcheggio dipendenti, anticipare la ristrutturazione delle 2 torri, ridiscutere il progetto di trasferimento del Burlo a Catinara, un progetto che vede la netta contrarietà del dottor Marino Andolina, la cui identificazione professionale con l'ospedaletto è indelebile. Sarà fatta a pezzi la ginecologia, per cui alcune funzioni saranno trasferite addirittura al maggiore,
E in particolare il mio sacro, amatissimo centro trapianti sparirà, perché non hanno disegnato sulla piantina le stanze. È tutto, vi ricordo l'appuntamento alle 18 con Trieste in diretta, subito dopo Trieste d'Arte, e alle 19.30 l'appuntamento con il telegiornale. Buon pomeriggio e a più tardi.